Marco Stefano Circolo che ha organizzato questa iniziativa su richiesta del circolo di Bussi per parlare del caso che è riesploso sulle cronache nazionali dell'acqua che viene erogata in tutta la zona della Val Pescara. Questa è un'iniziativa i cui contenuti vengono portati proprio dal circolo di Bussi, che ha intenzione di condividerli con tutte le sezioni circoli del territorio, proprio diciamo per fare come si dice le operazioni di danno, per portare la limpidezza che serve su queste questioni, no? Così come ci serve la limpidezza dell'acqua, ci serve pure la limpidezza dell'informazione. Era previsto che diciamo Cinzia Trabucco presentasse proprio l'iniziativa, che appunto, come dicevo, è un'iniziativa politica a 360 gradi, perché parla di lavoro, parla di rapporti tra stabilimenti e persone e comunità diciamo che si sono anche non costituite intorno agli stabilimenti, ma diciamo che hanno trovato in questi stabilimenti, come accade in tantissime altre realtà. Io vengo dalla Toscana, di Livorno, Piombino, sono pieni di queste realtà in cui gli insediamenti industriali hanno portato il lavoro, hanno portato l'occupazione e quindi anche la crescita dignitosa della gente che ci lavorava, delle famiglie intorno. C'è questa dignità da difendere, probabilmente, perché quello che abbiamo visto, diciamo, negli ultimi giorni, soprattutto nelle operazioni di stampa, forse ha un pochettino offeso, diciamo, soprattutto a sguardi un po' distratti, come siamo abituati a vedere oggi, ha un pochettino offeso forse questa dignità. Quindi era previsto che lei, diciamo, che Cinzia facesse questo tipo di introduzione, non so se la vorrà fare Pino. In ogni caso, a Pino, diciamo, che conoscete tutti, quindi saltiamo la fase di presentazione, a Pino è demandato proprio il compito di fare una ricostruzione un po' di quello che è accaduto nel corso degli anni, e rispetto alla quale lui, diciamo, ha anche detto che possiamo fare domande in qualunque momento. Certamente cerchiamo di non spezzettare troppo il suo intervento, perché forse è un intervento che ha bisogno di essere condotto in una certa linearità dall'inizio alla fine, però insomma, se qualcuno vuole fare una domanda che ha paura di scordarsi, alzi subito la mano, lo interrompa, perché lui è disponibile a essere interrotto in qualunque momento. Io non so se ho saltato qualche passaggio, ma penso che possiamo cominciare. Sì, intanto grazie a tutti voi, grazie a Mirko per aver raccolto subito questa iniziativa. È stato appena detto, il racconto di questa storia, intanto noi come circolo di Bussi, che è un circolo come quello vostro che c'è, che esiste, è uno vero, dove ci si riunisce, si discute, si parla, ci siamo posti il problema di come informare le persone, in questo caso soprattutto di Pescara, della storia di questa vicenda, e farlo con le nostre sezioni, con i nostri circoli, quindi anche creare una rete di relazioni tra circoli e sezioni per voi conoscere questa realtà, che tra l'altro vi interessa anche dal punto di vista personale, noi magari conoscere la vostra, e quindi intersecare su problemi, incontri dove insomma si possono conoscere le questioni e trovare anche soluzioni, quindi essere informati. Quindi questo è l'aspetto politico che poi avremo modo anche di sviluppare, perché ci sono già altri circoli che hanno richiesto questo incontro e noi lo vogliamo fare. Mossi da che cosa? Soprattutto dalla convinzione che diciamo tutto il battage che c'è stato rispetto a un problema serio, importante, ha un po' travolto anche la nostra comunità. Molto spesso quando si impatta con queste notizie così forti, non è importante poi ricapare, tra virgolette, le vittime dei colpevoli, eccetera. No, la comunicazione passa in maniera accelerata, perché non so, in America, dove hanno telefonato i nostri cari per dire ma che è successo nel nostro paese, no? Spiegare dove sta la discarica è anche impensabile dire. Allora, visto quando esci dalla curva, si dice Bussi e quindi tutti lo sanno. Però dicendo Bussi, tu
mortifichi e tra l'altro distruggi una comunità che con fatica sta anche ricostruendo, per esempio intorno al fiume Tirino, tutta un'economia fatta di cooperative, di aziende agricole alternative nella produzione di appunto di prodotti, centri ambientali, canoe, cavalli, biciclette, quindi cioè tu dire questo rischi di travolgere. Un breve excursus di carattere storico, anche per non solo i ragazzi che sono qui, ma noi abbiamo avuto modo di farlo anche a Bussi, perché non tutti poi la storia della fabbrica hanno conosciuto, perché giustamente poi a un certo punto ci non dico interrotto, ma più o meno. Allora, la Montecatini si insedia a Bussi nel 1901, quindi stiamo parlando di 113 anni di... Nel 1901, quando in questa valle dove scorrevano dei fiumi eccetera, alcuni ingegneri tedeschi prevedono la possibilità di creare un'azienda. Si insedia la fabbrica e sostanzialmente la prima, adesso salto in molte cose, insomma, ma una delle prime produzioni che si trova a fare su commissione, diciamo, del governo fascista è quella dell'iprite, cioè un gas nervino usato nella prima guerra mondiale per massacrare gli abissini, cioè un gas micidiale. Quindi un po' prima del fascismo? Sì, un po' prima del fascismo. No, scusa, sì, no. Subito dopo, con il fascismo, la fabbrica si incrementa, si cresce su altri prodotti, su altre questioni, però stiamo parlando già di una chimica, insomma, invasiva, nel senso che dove i prodotti trattati sono stati piombo, mercurio, additivi per i carburanti, tetracloruri, abbastanza. Si sviluppa questa fabbrica. Intorno a questa fabbrica, come avviene per gran parte delle esperienze industriali in Italia, si crea subito un nucleo abitativo intorno alla fabbrica, che è Bussi Officine, fatto sostanzialmente di dirigenti, vice direttore, direttore, sta per uscire un libro pure sulla storia, diciamo, vabbè, su questo poi. Quindi un piccolo paese intorno alla fabbrica, Bussi Officine, completamente avulso da Bussi Paese, dove una realtà di 150 persone, non so, insieme a me c'è Nino del direttivo, Giulio di Bradino del direttivo, c'è Alberto, Giulio tra l'altro è avvocato parte civile del comune di Popoli, giusto? Di Spoltore, per quanto riguarda la difesa. Sulla causa che è in corso, che in questi giorni tra l'altro ha avuto anche uno slittamento, quindi si crea questo nucleo industriale, un piccolo paese, Bussi Officine, nel quale ci stanno dirigenti, ingegneri, cioè, che hanno, non pagano l'acqua, un anno di vita, sì, allora non pagano l'acqua, non pagano corrente, non pagano gas, riscaldamento, cioè una piccola elite, diciamo, enclave elite industriale, dove in piccola realtà di 150 persone ci sta il cinematografo, il campo di basket, la foresteria, campi di tennis, cioè diciamo, e poi c'è ufficio postale, poi c'è Bussi che era carabinieri, che c'era il paese, diciamo, gli operai, e tra Bussi e Bussi Officine c'era sempre un distacco, diciamo, che era il distacco che si avvertiva poi in fabbrica, diciamo. Perché in realtà quella zona Bussi e Popoli, nel 1927, quando è stata costituita la provincia, furono staccate dalla provincia dell'Aquila e annessi alla provincia di Pescara, insieme ad altri paesi, il Teramano, il Chietino e l'Aquilano. Molti dicono perché Acerbo l'ha voluto, perché no. In realtà c'è un'altra teoria che dice sostanzialmente questo, che soprattutto per quanto riguarda lo staccare Bussi e Popoli, dalla provincia dell'Aquila per portare a quella di Pescara, era per smembrare il tessuto, diciamo, della resistenza operaia, che lì era molto forte, sia il nucleo operaio, quindi le lotte operaie che poi era caratterizzato, e poi il fronte della resistenza, che soprattutto a Popoli c'era un fronte della resistenza molto forte, quindi frantumare un po' il territorio, riconsegnarlo a Pescara, staccarlo dell'Aquila, è stato anche una delle teorie che ci ha riportato a questa vicenda della nascita della provincia di Pescara. Quindi questi due nuclei completamente diversi,
E nel territorio di Bussi esiste poi una, l'equivoco più grande che in questi giorni si è ingenerato: esistono due fiumi. Esiste il Tirino superiore, che nasce a Capodacqua Capestrano, scorre fino a Bussi Paese, poi Bussi Paese viene intubato per portarlo in fabbrica dove produce energia elettrica, c'è una grossa centrale, poi esce dopo la turbina, si rimette dentro la fabbrica e si rimette in un altro fiume che si chiama Tirino Inferiore, completamente autonomo, un altro fiume che nasce a valle a ridosso della fabbrica, è quello dove in passato hanno scaricato di tutto. Allora io mi rendo conto che anche per quanto riguarda la stampa stare a dire Tirino Inferiore, Tirino Superiore, allora si dice Tirino, Tirino inquinato, e noi abbiamo fatto bingo, diciamo, quindi Tirino inquinato. Il Tirino adesso è un fiume meraviglioso, uno dei più bei fiumi d'Europa, è stato classificato in questo modo, insomma, acque limpide, eccetera. Quindi si ingenera questo equivoco. Nel nucleo di Bussi Officine, tra l'altro, questo servirà poi per capire quali sono. Nel nucleo di Bussi Officine, oltre a tutte queste cose, questi servizi, eccetera, eccetera, c'è anche a ridosso del posto dove sono state scoperte una delle discariche, c'è il posto dei carabinieri, la caserma dei carabinieri e la caserma della Guardia di Finanza. Perché dico questo? Ma ex caserma. Non ci sono più, no? No, non ci sono più da un po'. Ah, c'erano adesso. Sì, c'erano adesso. Perché dico questo? Perché adesso anche nella comunicazione complessiva si ingenera la confusione che tutti sapevano e nessuno ha mai parlato. Noi rispondiamo a chi ha vissuto questa esperienza, dice che sicuramente tutti sapevano, però c'è da distinguere, cioè pure se un soldato va in guerra sapeva che va, c'è la guerra, ma non è che possiamo, rispetto alla guerra, la prima o seconda guerra mondiale, condannare il fan di assaltatore che in trincea salta la trincea e si va a sparare. Condanniamo chi la guerra l'ha scatenata innanzitutto, no? Perché c'è uno scritto di un nostro concittadino Pino Greco che l'ignoranza del tempo, nel senso proprio più nobile del termine, di non conoscere, gli operai distinguevano la pericolosità di quel prodotto. Stiamo parlando di mercurio, stiamo parlando di piombo, cioè il piombo tetraedile, che era un additivo per i carburanti, che serviva dopo l'entrata in vigore della benzina verde, è stato chiuso per riparare. Significa la produzione del piombo tetraedile, quindi a un certo punto, per darvi un po' il senso di che cosa erano quegli operai e quelle persone, i nostri operai e i nostri padri, a un certo punto si fermava l'impianto, bisognava entrare dentro questi silos col piombo un po' essiccato, con piccozza, pala e piccozza, scorificare, quindi respirare di tutto. Questa era la missione di questi operai. Dicevo, c'era un elemento che distingueva nella paura le cose che si producevano in fabbrica, era la puzza. Cioè, tutto quello che puzzava, da quello bisognava difendersi. Quello che non puzzava, che aveva una consistenza da un punto di vista materiale più consistente, allora era una cosa che si poteva, come dire, non temere. Per cui il cloro era la cosa. Appena si sentiva, allora scattava l'allarme, no? Tutti gli operai, diciamo. Però per quanto riguarda le altre cose, a partire dal piombo, pensate che in un posto che si chiamava Lo Scarico, dove l'azienda scaricava, molte persone, giovani e meno giovani, operai, che finito il turno di lavoro, andavano lì a raccogliere il mercurio con le mani, si mettevano nelle bottigliette delle gassose, e una volta fatto il pieno pesante si andava a Roma e si rivendeva. Questo per dire qual era il grado di incoscienza e di ignoranza della popolazione. C'è anche da dire, questo lo dico con molto orgoglio, e mi incazzo pure quando, insomma, la gente parla senza sapere, tutti sapevano che Bussi è stato, non solo perché aveva una realtà industriale molto, molto importante nel corso degli anni, ma ha avuto una tradizione politica molto importante, diciamo. Partito Comunista Bussi prendeva l'80, 85, 82, diciamo, era una realtà operaia che produceva questo, una classe sindacale molto politicizzata. E per esempio noi nel 1980, insieme al Consiglio di Fabbrica, facemmo uno studio
chiamato la sicurezza della fabbrica nel circondario, insomma in questo momento non mi ricordo, insomma uno studio analitico nel quale si evidenziava qual era la salute della fabbrica nel territorio, nel quale si evidenziava questo studio. Io sono stato uno dei protagonisti anche come dei materiali, diciamo, a fare i diagrammi. Si evidenziava qual era non l'aspettativa, qual era l'età media delle persone che avevano lavorato in fabbrica rispetto nel paese rispetto a quelle che no, oppure di quelle che avevano lavorato in fabbrica rispetto a quelle di Vittorino, un paese agricolo, e stiamo parlando nel 1980 di una media di 64 anni rispetto ai 74 delle persone che non lavoravano in fabbrica. E facciamo un grande convegno di denuncia, ma nessuno raccolse nulla di questo. Così come quando nel 1970, gli anni 80, che ci fu una grande, come dire, lotta operaia per le zone salariali, insomma ci fu un'occupazione di fabbrica di 60 giorni, una cosa drammatica. Poi apro e chiudo una parentesi, noi ricordate l'amico Cornelli, che è il nostro vecchio militante, diciamo, storica, è una delle sue frasi in quell'occasione, perché a un certo punto, dopo 60-70 giorni, le cose non si risolvevano, bisognava dire alla gente che stava dentro, è finito lo sciopero, cioè non abbiamo ottenuto granché, insomma bisogna, poi dopo 60 giorni senza stipendio, eccetera. Allora il dirigente Cornelli si prese l'onere di dire in piazza: bisogna fare una lotta mobile e articolata, visto nessuno capì granché, ma significava che piano piano, mobile, bisognava un po' retrocedere da quelle posizioni. Quindi diciamo lo scenario sul quale, nel 1970, durante queste lotte di occupazione, canzoni che adesso noi vorremmo anche in una festa, cioè, secondo me andrebbero riproposte, di lotta e di denuncia, dicevano: cloro e mercurio dell'HG seccano i bronchi e mozzano il respiro, una delle frasi che veniva lanciata, cioè a denunciare il fatto che lì quello c'era. Naturalmente anche le amministrazioni rosse nostre del passato, stiamo parlando degli anni, fino agli anni 75, 80, insomma 80, erano molto impegnate nella lotta per la salute e per il lavoro che affrontare battaglie contro le discariche, perché fino a quegli anni, battaglie in Italia per le discariche, dal punto di vista proprio della conoscenza, non se ne faceva, non c'era questa sensibilità. I codici ambientali sono arrivati negli anni 80, 82, insomma, no? Quindi prima si faceva così, diciamo, tutto era. Allora noi ci chiediamo, quando si dice genericamente tutti sapevano, certo, tutti sapevano, ma chi doveva denunciare? Chi è che doveva raccogliere o doveva denunciare questi fatti? Gli operai, vengono citati episodi della CGL, degli iscritti alla CGL che per aver denunciato venivano a spalare il carbone dentro dei posti ignobili, diciamo, no? Oppure quelle persone che venivano pagate pur di non iscriversi al sindacato, cioè non era una cosa semplice, no? Stiamo parlando di persone, di operai di quell'epoca che avevano come unico obiettivo quello di lavorare, la dignità del lavoro, il posto di lavoro. Quindi si lottava per la salute, naturalmente, molte cose sono state fatte, dopo quel convegno è stato chiuso la produzione del piombo, le celle a membrana, le celle per la produzione di mercurio sono cambiate, insomma alcune cose sono cambiate, ma molte, molte no, stiamo parlando di chimica. Quindi questo era lo scenario storico nel quale dire tutti sapevano è un termine generico, ma bisogna conoscere la storia, cioè certo tutti sapevano, però chi doveva denunciare forse non era il povero Cristo che stava lì a lavorare, perché proprio non lo sapeva, non sapeva di questo. Oppure tutti quelli che a Santa Barbara o alla prima occasione venivano a fare la passerella bus officini, quindi il questore, il prefetto, il vescovo, tutti venivano lì a fare la sparata. No? Quindi dire che l'operaio doveva denunciare, quindi è un omertoso perché non l'ha detto, mi sembra un tantino eccessivo da questo punto. Che cosa succede negli anni successivi? La vallata del Pescara. Scusa Pino, faccio solo un piccolo video perché adesso comincia, diciamo, un altro seguito della storia, solo per far cogliere due cose, secondo me, molto importanti che ha detto
diretto Pino. Uno riguarda le produzioni e questo fiorire della, dell'azienda, soprattutto nel periodo tra le due guerre, poi praticamente c'è stata l'esplosione. Perché? Perché noi dobbiamo tenere presente che l'industria chimica italiana, proprio in quegli anni, ha forse partorito tra, cioè in generale la scienza italiana, in quegli anni ha partorito tra i migliori menti che la storia possa annoverare. E nell'industria chimica si andava molto dietro all'industria chimica tedesca, che cercava una propria autosufficienza soprattutto attraverso la produzione di idrogeno, da cui l'impianto del clorosoda, cioè con il mercurio, serve a produrre idrogeno, perché da questo idrogeno poi veniva fuori carburante. Il carburante negli anni 20-30 voleva dire potenza economica, cioè noi dobbiamo ricordarci che oggi la potenza economica viene vista con certi indicatori, allora veniva vista col carburante. L'altra cosa è sulle sostanze. Non si può dire tutti sapevano e quindi o dare degli omertosi, quando anche la cultura tossicologica di quel tempo non era quella che abbiamo oggi. Cioè guardate che il mercurio dalle produzioni è stato bandito 10 anni fa, quando io sono andato a lavorare in Toscana nel 2001, la Solvay di Rosignano Maritti c'aveva ancora attivo il clorosoda, era naturalmente in corso di, cioè era stato avviato la trasformazione della, dalle celle a mercurio alle celle a membrana per eliminare il mercurio, per eliminare il mercurio dalle produzioni. Questa cosa, tra l'altro, deve far anche capire che non sempre questo tipo di percezioni innocentemente viste come quello che puzza fa più male, poi sono rispondenti alla verità, perché oggi il cloro non è stato bandito come sostanza, pur essendo riconosciuta sostanza pericolosa, eccetera, perché ha dei tipi di percezioni che, se vogliamo, nettamente sovradimensionati rispetto alle soglie che poi sono dannose, cioè ha una capacità di essere percepito all'olfatto, è talmente irritante che si percepisce in quantità di che sono molto inferiori rispetto alle soglie di pericolosità. Vi chiedo scusa per questo inciso, ma serve anche per capire, diciamo, quando si dice tu non potevi non sapere, ma non potevi sapere cosa, quando l'operaio di quel tempo si sentiva missionario perché sapeva che stava compiendo un lavoro che era per la nazione, perché io sto producendo l'idrogeno, mi serve per il carburante, per far andare avanti la nazione. Cosa? Non sapere che le sostanze sono male, cosa? Se addirittura 10 anni fa, 15 anni fa, vengono, diciamo, le conoscenze tossicologiche più approfondite su queste sostanze. Prego. Volevo aggiungere, io nell'anno 70 ho conosciuto il territorio, ma no, io non sono abruzzese. Mio suocero, che ha lavorato a Bussi, non è vero che, cioè, sapevano, ecco, con il discorso della puzza, ma lui mi ha parlato di quasi tutto. Una delle cose che mi ha raccontato, che ho visto con le mie, con i miei occhi, come diventava lui se toccava alcuni elementi, sì. Tipo la terra, no? La tossicità che ci aveva addosso, quando andava nell'orto e si compiava le mani così, era quello che erano invitati tutti, e mio suocero tante volte lo raccontava con molta enfasi questo fatto, a lavarsi in continuo gli operai, e diceva, è vissuto fino a 91 anni, il mio suocero, diceva molta gente non sottovalutava questo fatto, io mi sono sempre lavato, diceva, non riusciva, perché erano... Sì, però, comunque lui, quindi c'era una, però giustamente non era, giustamente lui ha detto, non era completa l'informazione di ognuno di noi, perché i pericoli, vabbè, dice... Comunque il pericolo è riferito a chi ci lavorava. Esatto. Il pericolo esatto, per gli altri, no, è ancora una veniamo alle cose un po' più attuali che riguardano voi, no? Tra l'altro esce questo studio, diciamo, dell'Istituto Superiore di Sanità, che è uno studio che risponde all'indagine 2007, esce oggi e ricomincia tutta la storia, tra l'altro con l'aggiunta del fatto che si dice che a Bussi, come a Popoli, l'incidenza dei tumori è una percentuale più alta, però tutto si rapporta a questa questione dell'acqua, che Bussi non ha avuto nulla a che fare con quell'acqua, ma si rapporta all'esposizione degli operai con quelle sostanze.
E a quei medici, non voglio accusare la classe medica, diciamo, però a suo tempo, quei medici che invece non riconoscevano le malattie professionali alle persone che si sfiatavano con quella, adesso pontificano e dicono sono stati, sapevano, no, sapevate pure voi, alcuni medici, che per far riconoscere le malattie professionali a gente che non aveva i bronchi sono state fatte battaglie e lotte. Veniamo al fatto specifico che può riguardare, no, che riguarda, questo è l'inquadramento storico. La Val Pescara, da un punto di vista idrico, è. Correggimi se sbaglio. Bene. Da un punto di vista idrico è servito dall'acquedotto del Giardino. Capo Pescara, Popoli, acqua nasce lì, viene intubata e porta l'acqua a Pescara. Acqua purissima, da questo punto di vista. Nel 1992 anche queste cose sono un po' non si rintracciano granché, E comunque intanto nel 1992 qualche scienziato pensa, siccome c'era una carenza idrica, perché tra l'altro carenza idrica dovuta anche al fatto che su Pescara entra 100, 40 si butta sottoterra, 60 si beve, l'estate non basta, insomma, quindi qualche grande scienziato decide di aprire dei pozzi nel comune di Castiglione, Castiglione a Casaria, pozzi che sono, che dovevano aggiungersi all'acquedotto del Giardino. E dove questi scienziati pensano di fare questi pozzi? A valle della fabbrica, cioè qui c'è l'acquedotto del Giardino, scorre e va verso Pescara, qui c'è la fabbrica, i pozzi li mettono qui, li fanno qui e commettono i primi errori, cioè quelli di mescolare l'acqua nell'acquedotto del Giardino, questo negli anni successivi. Già questo, diciamo, è un illecito che la legge non consente, perché non è che l'acqua sporca, tu se la diluisci poi la fai bere cambia anche, sempre quella. Fatto sta che questi pozzi nel 2000, già dal 2004, no? Per opera, per l'attivismo di alcune associazioni, a partire dalla WWF eccetera, cominciano a contestare la purezza di quest'acqua, perché nel frattempo si erano usati i filtri non erano buoni, non c'erano mai. Praticamente nel 2007 scoppia questa questione, voi vi ricorderete tutti che c'è questa battaglia da parte soprattutto delle associazioni ambientaliste, alle quali va riconosciuto il giusto merito, non la giusta informazione, giusto merito, e scatta una guerra, diciamo, tra questa notizia e chi sosteneva, in quanto gestore di quei pozzi, mi riferisco al lato, che non era così, che non era vero, che in fondo quell'acqua poteva essere buona, abbiamo messo dei filtri, quei filtri si sono dimostrati peggio di quello che praticamente c'è stato anche un periodo nel quale l'ato ha riaperto quei pozzi che intanto la procura aveva chiuso, e quindi il comune di Bussi ha dovuto, in condizioni, in un regime di esigenza idrica critica, diciamo, per la Pescara, ha fornito nuovi pozzi che sono a monte della fabbrica, a monte del paese, su un monte che si chiama San Rocco, dal quale vengono emunti 1100 metri cubi, che vengono direttamente portati qui a Pescara. Quindi dal 2007 questa, diciamo, questa acqua non c'ha nulla a che fare con tutta la storia che ho detto fino adesso, non c'ha niente a che fare, è un'altra acqua che viene dal bacino del Gran Sasso, diciamo. Allora il problema è questo, no? Che ci si chiede, insomma, è giusto che ci si interroghi, da quando questa cosa, quest'acqua si sta bevendo, si è bevuta fino al 2006. Passo indietro, nel 2000, la discarica, quale città? La scoperta, pure 2007. In concomitanza di questa storia, sotto... per capirsi dove sta la galleria, che in mente poi nell'area industriale di Bussi, quando gli vuole andare all'Aquila,
sulla destra, sotto i piloni dell'autostrada, non a caso dico sotto i piloni dell'autostrada, perché fanno piloni dell'autostrada, ci stanno 30 metri di fondazione, e quando hanno fatto le fondazioni avrebbero già dovuto trovare quello che hanno trovato adesso. Ma comunque, scatta un allarme, per cui la forestale scopre lì una discarica che è a ridosso del fiume Pescara, proprio attaccata al fiume Pescara, cosa gravissima, diciamo, no? E quindi scatta l'allarme, cioè per quanto riguarda l'acqua, i pozzi che ho detto prima, questa grande discarica sulla quale vige, come dire, la gestione di un commissario straordinario che ha pieni poteri su quella questione, su quella discarica, che fa, insomma, c'è chi critica, poteva fare, obiettivamente ha fatto quello che poteva, perché quello è un corpo del reato, c'è anche l'avvocato Berantino che segue queste cose, quello è un corpo del reato per due anni e mezzo, lì non si poteva nemmeno entrare, era sequestrato, bisognava analizzare, cioè, quindi quello che ha fatto un primo capping di copertura sopra questa discarica, che naturalmente la discarica, stiamo parlando fino agli anni 60, 65, no? Era in funzione. Fare il capping adesso, sì, qualcosa fa, nel senso che ancora l'acqua che ti protegge è percolato, però il danno che deve fare, adesso hanno fatto anche degli sbarramenti, diciamo, lungo il fiume, però la preoccupazione è che, insomma, il di sotto ha fatto il danno. Come si chiama questa discarica? Ecco la nostra voglia di cercare di correggere le informazioni. La discarica dei Bussi, quindi si dice la discarica dei Bussi, anche mega, spesso. La mega discarica dei Bussi, ma ci sta sempre legato questo Bussi, anche quando si dice Bussi ha inquinato 700.000 persone, 700.000 persone tra l'altro l'Abruzzo fa 1.200, diciamo, un po' di meno, comunque Bussi ha inquinato 700.000 persone, Bussi. Allora la cosa che noi chiediamo, che abbiamo sempre detto, adesso ci stiamo un po' riuscendo, ma se in Liguria, quando è successo lo scandalo dell'Acna di Cengio, si chiama l'Acna di Cengio, no? Se si chiama l'Ilva di Taranto, perché qui non si chiama la discarica Montedison nel comune di Bussi? Se uno va nei siti minimi e vede la potenza anche editoriale di Edison, forse si dà la spiegazione, perché nonostante noi lo diciamo, dite solo questo, perché a Bussi c'è, sta ricostruendo un'economia diversa, che non è più quella fabbrica che ormai conta 100 persone, da 1.000-1.200 persone che erano in passato, ormai sta chiudendo, insomma si sta dismettendo l'attività. Quindi l'idea di chiamarla in questo modo a noi ci ha fatto un po' balenare l'idea di cercare di correggere, perché è successo di tutto, perché noi quando partono queste informazioni, queste questioni, cioè trovarsi una squadra di ragazzini della primavera che vanno a giocare a Cepagatti e gli dicono bussesi, inquinatori, assassini, cioè diventa una cosa, sta diventando una cosa drammatica, cosa della quale l'informazione non può non tener conto, quindi chiediamo questo, no, non di nascondere la polvere sotto al tappeto, cioè volete dire, non volete dire che ci sta il tema, ma non volete dire. Il Comune di Bussi è costituito parte civile dal 2007, c'è un processo in corso dal quale noi speriamo, adesso come avete visto si sta combattendo contro un colosso megagalattico, la Edison non è, no? Per cui ci sta la Severino, con tutto il rispetto, noi abbiamo Giulio di Berardino, fa rima con la Severino, però c'è la Severino, no? È una cosa potenti, che hanno intanto ricusato il giudice l'ultima volta e adesso hanno chiesto il trasferimento del processo da Chieti ad altra sede. Però si spera, visto la gravità delle questioni, là sono stati ritrovati sacchi scritti Montedison, non è che c'era un sacco cancellato, no? Quindi le responsabilità appaiono evidenti, si può ragionevolmente pensare che le risorse in mani, grandi risorse che servono per bonificare quella discarica trovata, possano derivare dall'esito positivo per quanto riguarda noi di quella causa, diciamo, perché quelle sono fatte in danno, no? Quindi, perché dire adesso ci vogliono 600 milioni di euro
tutti quanti sono bravi a dire sì, pure i 600 milioni di euro, ma è una cosa in questo momento in Italia, è una cosa realistica? Io realisticamente penso di no, nel senso che ci sta Taranto, ci sta Marghera, ci sta, tra un po' ci sarà Rosignana, ci sta, cioè, è un problema molto, molto grande, quindi da queste risorse probabilmente, chiudo dicendo proprio per completezza, perché avrete sentito dire 50 milioni di euro l'hanno dato, ci vogliono fare una industria, ci vogliono fare tanto. Quando è scoppiato questo caso, tra l'altro Bossi è un paese nel cratere del terremoto, quindi è stato anche colpito dal terremoto, è tutto il centro storico distrutto, quindi noi ci facciamo mancare anche. I parlamentari abruzzesi tutti sono riusciti a stornare dai fondi non del Ministero dell'Ambiente, dai fondi dello sviluppo per le aree terremotate, un fondo di 50 milioni di euro che è destinato alla bonifica e reindustrializzazione, proprio perché sono soldi per lo sviluppo, non sono soldi del Ministero dell'Ambiente. Su questo si è generato un casotto, anche lì bisogna usarli per bonificare, solo metterli lì alla discarica, cosa impossibile, anche questa cosa ha un po' distorto un po' la discussione. Questo è un po', diciamo, il quadro che io ho cercato, non so se con chiarezza, un po' di ricostruire. Volevo dirvi alla fine che quella, l'acqua che in questo momento Pescara e tutto sta bevendo è un'acqua assolutamente tranquilla, non c'entra più nulla con quella vicenda. Sarebbe interessante, questo è un elemento che forse andrebbe indagato, proprio per la conoscenza e la sicurezza delle persone che hanno bevuto quell'acqua, perché un conto dire a Pescara hanno bevuto l'acqua fino al 2007, no? Dire fino al 2007 significa dire da quando, non è una cosa influente, mi sembra, no? Cioè, se io dico fino al 2007 ho bevuto l'acqua inquinata, allora 40 anni di acqua inquinata, non è che voglio, come dire, minimizzare, sembra una cosa gravissima, no? Però bisognerebbe vedere i controlli e le analisi di quegli anni, che risultati avrebbero avuto, diciamo, quando si è fatti in quel periodo, diciamo. Quindi anche questa è una cosa da verificare e da vedere. Quindi questo è un po' il quadro generale della storia dell'acqua, del rapporto che avete in questo momento voi con quell'acqua, e il rapporto che la fabbrica, gli operai, noi come cittadini, io non ci sono mai entrato, diciamo, in fabbrica, però insomma ho vissuto la fase politica della lotta, delle cose eccetera, quindi un minimo di attaccamento sentimentale forte, attaccamento sentimentale, cioè. Quindi questo è lo scenario che io vi volevo rappresentare. Se ci sono delle domande, anche in una maniera più specifica, nel senso, senza fare il processo, perché magari Giulio può essere anche più puntuale su come stanno attualmente le cose. Siccome prima si era affacciato Massimo chiedendo da stanza di là, stantele, come diciamo, saltato Massimo, no, quando si finisce il tempo, allora Pasquale. Allora niente, io volevo dire diciamo tre cose, no? Non per puntualizzare, cioè, allora mi stupisco se che uno dice Pagatti dica una cosa così, perché geograficamente dovrebbe essere pratico dove si trova lo stabilimento di Bussi, perché questo è il discorso, non è possibile, insomma, che faccia un'imprecisione così, perché le sorgenti, giustamente, io le conosco e non l'ho abitato, si può dire così, ero un turista, però comunque sono 40 anni. Secondo, ho visto la comunicazione televisiva tempo fa, non so se ci sta qualcuno di loro che era presente la sera a Popoli, nella piazza in cui sono stati intervistati, lì si è generata molta confusione, cioè un piccolo esempio, è stato fatto un consiglio comunale straordinario a Popoli, il sindaco di Popoli ha denunciato il fatto che un giornalista non testata nazionale ha chiesto espressamente al sindaco di trovare una persona malata di tumore per farla intervistare sul capo Pescara, cioè qui stiamo veramente, siamo allo sciacallaggio mediatico, stiamo su. Infatti, io mi sono accorto che la questione è quando va su scala nazionale, perché l'acqua guizza, tra l'altro si beve anche in Umbria, insomma, no? Perché
E quindi io capisco, cioè chi sta in quel territorio dovrebbe incazzarsi sul serio, perché poi l'acqua minerale, ah, poveri, il tumore non la comprano, insomma, cioè, lo dico perché lo so, l'ho comprata pure io, quindi allora la terza cosa, il discorso, la fattibilità, io ho sentito tecnici che ho firmato giorni fa la sottoscrizione degli ambientalisti, chiamiamoli così, dice che si possa, vabbè, a parte i soldi, insomma, questo, comunque bonificare bene questo, questo lavoro, insomma. Certo, quanto tempo ci vuole, non lo so. Cioè, non, ecco, puntualizzare bene. La prima cosa da fare è pulirla quella discarica, certo. Ecco, è quindi è un discorso che no, puntualizzare bene la, la comunicazione, perché io non accuso il sindaco di Popoli, poi magari lo conosco personalmente, insomma, quello di Bussi no, ma quella sera è stata molto, vabbè che i tempi tecnici della televisione, però Giletti sulla domenica fa anche mezz'ora di intrattenimento per cose più, più futili sull'Abruzzo, andiamoci per l'acqua, insomma, no? E si può fare una cosa, cioè, lo sapete che è successo a proposito di assessori, contatti, no? Un pomeriggio, più di mezz'ora ha parlato di quelle cose oscene dell'assessore regionale, parliamo dell'acqua che dice è più importante, questo volevo dire, queste cose qua, io ho notato questo, poi non so se qualcun altro l'ha sentito questa cosa, io l'ho visto un po' lacunoso quella sera, quella trasmissione, indubbiamente molto frettolosa, però lì l'amministratore si deve impuntare, capito? Secondo me. Ecco, questo è una, non è una accusa, è un massimo. Aveva chiesto appunto di parlare Massimo, io a questo punto faccio, diciamo, questo quadro su tre situazioni. Come abbiamo sentito dal racconto, possiamo dire esiste una questione legata all'acqua ante, diciamo, precedente alle prime scoperte degli idrocarburi nelle acque sotterranee, che più o meno, poi qui vorrei pure che si può intervenire poi anche dopo Giulio, più o meno datano dal 2004. Una questione attuale, diciamo, di emungimenti di acque potabili che è del tutto scollegata rispetto alla situazione precedente, e poi c'è una vicenda processuale in corso che riguarda la questione della discarica, che comunque ha delle connessioni con la questione dell'acqua, e poi c'è il periodo, diciamo, tra le prime scoperte e i nuovi pozzi, che rimane il periodo un po' più controverso. Quindi questo è il quadro, diciamo, che ci è stato delineato. Massimo. Sì, diciamo, questa vicenda io sono anch'io un po' affezionato per vari motivi. Il primo motivo è che quando ho cominciato a fare politica ero iscritto all'ITIS e facevo il perito chimico. E la cosa che mi venne in mente, facevo, non ho mai fatto il perito chimico, diciamo, mi diplomavo in quella materia. E da Movimento degli Studenti organizzammo con i ragazzi del mio corso la proposta, che la scuola accolse, di oltre studiare andare a vedere cos'era una fabbrica chimica, visto che ce l'avevamo la fabbrica chimica nella nostra provincia, e con il consiglio di fabbrica organizzammo non una visita guidata, ma un ciclo del professore di chimica industriale, che era un bravissimo professore, si chiamava D'Angelo. Organizzammo un ciclo di visite, visitammo tutti i processi produttivi, e mi ricordo benissimo il ciclo del clorosoda, diciamo, dove ci sono, è quello del piombo tetraedrico di cui parlava lì. Allora, il primo tema è il tema storico, diciamo, entro cui inquadrare queste dinamiche. Non si può fare colpa agli operai che hanno lavorato dentro quella fabbrica, che c'è stata la rivoluzione industriale nel mondo. La rivoluzione industriale è stato un processo di carattere mondiale, così come oggi la globalizzazione tecnologica e finanziaria, e in quel periodo
tra l'altro Bussi appunto è uno dei primi insediamenti storici industriali del nostro paese, quell'insediamento è andato a cadere in quel luogo. Pino è ricordato di Prite, la prima guerra mondiale, insomma, di cose accadute ce ne sono tante della storia di quel luogo che si agganciano alla storia del mondo, non alla storia di questo territorio. Ragionare quindi di rivoluzione industriale e di responsabilità è un primo dato, perché un qualunque analista o anche un qualunque nuovo movimento fondamentalista, come alcune frange dei movimenti ambientalisti, diciamo, utilizzano strumentalmente queste materie, anche qualche forza politica, è veramente, come dire, ti fa torcere le budella, perché Pino ha ricordato quante battaglie il movimento sindacale ha dovuto fare per vedere riconosciuti i diritti degli operai che si ammalavano lì dentro e che morivano delle malattie che avevano. Tanto di là non c'è nessuno, e quindi diciamo è un elemento che ti colpisce molto, diciamo, il non rispetto di chi ci ha messo la vita in quelle realtà, di chi ha prodotto il PIL di questo paese, che ha fatto fare ricchezze. E il tema oggi è che chi deve bonificare e chi ha avuto ricchezze da quella realtà. Cioè, mi pare un'equazione talmente semplice, e oggi dire che c'è una responsabilità della sinistra o degli operai o del sindacato perché non hanno denunciato è davvero un atteggiamento di un'ipocrisia culturale ed etica, una parola che io difficilmente utilizzo, ma in questo caso mi sento di doverla utilizzare, che è sconvolgente da questo punto di vista. Cioè, non pensare appunto a quello che è accaduto in questi termini dentro questo contesto, perché questo contesto non è stato solo il contesto di Bussi, è stato il contesto di tutti i siti industriali chimici italiani, da Porto Marghera a Priolo, a tutta la chimica industriale italiana, è così, per non parlare adesso di Taranto e degli altri insediamenti. Quindi ragionare della bonifica è un tema che questo paese si deve porre in relazione alle responsabilità di chi non ha osservato quelle norme, perché certo non potrà essere l'operaio a essere sanzionato per quella mancata osservazione, e a quello che poi tu come Stato devi sentirti responsabile. Da questo punto di vista, insomma, poi qualcun altro ricorderà, insomma, qualche passo è già stato fatto. I 50 milioni di euro che sono stati stanziati su Bussi per la bonifica, che hanno consentito già la cosiddetta messa in sicurezza, perché quella non è una messa in sicurezza totale della situazione, è una prima, tra virgolette, risposta. L'altro tema è anche questo, diciamo, che mi ricordo il Budella quando leggo appunto le agenzie, le televisioni che arrivano come cavallette, questo teatrino mediatico che basta che parte una, poi scrivono tutti la stessa cosa, cioè c'è un'agenzia, viene ricopiata di sana pianta e la ripetono tutti nella stessa maniera, diciamo. Non è che c'è qualcuno che fa il giornalismo d'inchiesta, quindi va là e va a cercare la verità. No, vogliono la verità che si sono precostituiti, quello che diceva Pino, cioè si va a cercare il malato di tumore da acqua, che ovviamente non può esistere né identificabile, diciamo. Non vanno a cercare la verità vera, cioè quello che è accaduto in quel territorio. Anche questa l'ultima cosa che ha fatto scoppiare questa indagine dell'Istituto Superiore di Sanità riporta indagini che erano già state fatte, non erano novità, non era qualcosa che si scopriva al processo di Bussi. Il fiume Pescara è stato dragato nella parte interna per la prima volta adesso, dopo più di 30 anni, perché non si poteva
dragarlo perché c'erano il mercurio e il piombo. Questo è il tema del dragaggio del fiume Pescara. È scoppiato il bubbone del dragaggio quando, con l'arrivo della diga foranea e la chiusura a tappo del fiume, quindi il fiume non più oltre la diga foranea, si è prodotto il meccanismo che davanti si crea il tappo, le navi non possono entrare, è scoppiato il casino che anche nella darsena bisognava dragare, e il dragaggio è stato fatto come facendo una bara di questi rifiuti, cioè i rifiuti sono stati tolti e messi dentro una cisterna, cioè la cosiddetta vasca di colmata, come luogo di contenimento, e poi quello verrà tombato e lì ci rimarrà, diciamo, vita natural durante con tutti i suoi effetti. Ma anche questa è una notizia non di ieri, di questo paese, è una notizia che, come dice l'Istituto Superiore di Sanità, già nel 72, già nel 1981 questi elementi erano stati analizzati e certificati. Quindi questo tema, diciamo, va riproposto ai cittadini nella verità, perché se ne possano fare un giudizio, perché possano capire che cosa deve accadere e così via. L'ultimo tema è quello dell'acqua bevuta. In questo caso, diciamo, sono testimoni di un piccolo passaggio di questa vicenda, perché ero assessore quando in prefettura, mi pare intorno al 2006, posso sbagliare, diciamo, il prefetto convocava dei tavoli con i comuni interessati. Forse inizio 2006. Mi pare che fosse anche quello, cioè non è che è una novità che si è scoperta adesso. Cioè nel 2006 presso la prefettura di Pescara, con articoli sul giornale, cioè gli stessi giornalisti che poi hanno fatto finta di aver scoperto il tema, nel 2006 registravano che c'erano riunioni presso la prefettura perché c'era il problema dell'aver accertato nel 2004 circa il tema dell'inquinamento del pozzo Sant'Angelo, quello di Castiglione di cui parlava Pino, e il fatto che questo pozzo veniva immesso nell'acquedotto del Giardino e si produceva un meccanismo che, mischiando quelle acque inquinate nell'acquedotto generale, l'acqua che veniva bevuta alla fonte era potabile, perché voi sapete che il parametro di potabilità dell'acqua è determinato dalla concentrazione dei residui. Oggi è in corso il processo, voi Bernardino vorrei dire meglio di me, proprio perché se era possibile però inserire una fonte inquinata e mischiarla, e poi però quella che arrivava, diciamo, stava nei parametri di legge, non era fuori, altrimenti non, siccome la certificazione la fa ASL, non l'avremmo mai potuta bere. Qual era il problema di escludere quel pozzo, diciamo, per cui è andato avanti un paio d'anni? Il dover aprire dei pozzi di nuovo a monte, come ha ricordato bene Pino, a Bussi, prima della fabbrica, per avere la stessa portata da immettere nel giardino, altrimenti se tu toglievi quel pozzo, che accadeva? Accadeva che Francavilla e tutto Pescara Sud non c'era l'acqua d'estate. Questo era, diciamo, il tema entro cui ci sono responsabilità, perché tutto questo si è determinato, ci sono responsabilità perché si è aperto quel pozzo a valle e non è stato tenuto sotto controllo e analizzato, ci sono responsabilità sul perché è stato e così via. Quelle sono tutte cose da accertare, ma va da accertare e identificare i responsabili, eccetera. Va spiegato con precisione ai cittadini esattamente cosa è successo. A valle di questa vicenda poi arriva appunto la vicenda giornalistica nazionale che ti passa come un rullo compressore. Che passa con un rullo compressore sulla storia degli operai, sulla realtà ambientale di quest'area, perché chi vive, chi ci va a Capo Pescara o a Capo d'Acqua, sa che a Capo Pescara o a Capo d'Acqua c'è stata la più grande colonia di aironi cinerini
che ci sverna là dentro, che ci stanno delle specie protette, che quella è l'acqua del Gran Sasso, che quella della Guizza è una delle migliori acque che ci sta, che è acqua direttamente del Gran Sasso, non è verificata e filtrata da niente altro. Quindi, come giustamente ha scritto Pino in un suo post su Facebook, per la prima volta ho sentito dire la discarica della Montedison nel comune di Bussi sul Tirino, non la discarica di Bussi sul Tirino. Diciamo. Tutto questo mi porta a dire, diciamo appunto, che bravi ai nostri compagni di Bussi che hanno voluto raccontare e aiutarci a capire, perché questo processo, se non lo costruiamo anche da soli, diciamo, di ricostruzione della verità, poi rischiamo di diventare preda dei professionisti del fondamentalismo che non hanno l'interesse alla soluzione, ma hanno l'interesse a costruire, diciamo, una loro potenza di interdizione. Non è solo la visibilità, perché non è un problema narcisistico. In realtà lì si acquisisce un potere con questo meccanismo, il potere di interdire. Io ovviamente mi sento, diciamo tra virgolette, un ambientalista della verità e non della costruzione di un teatro su questi temi. Grazie Massimo, aveva chiesto Oscar di intervenire, poi Fabrizio è stato prima, sì. Cioè, è un'intesa impro per intervenire dopo Massimo, no, nel senso che è stata messa talmente tanta carne al fuoco e ha espresso talmente tanti concetti che condivido in toto che è veramente difficile. Partirei da un concetto che è quello che mi ha messo chiaramente in luce, che è quello il problema della discarica della Montedison di Bussi, se lo estraiamo dal contesto, è il problema dell'industrializzazione. Cioè la nostra società oggi paga lo scotto della rivoluzione industriale, appunto. Ma chiudiamolo questo capitolo, perché altrimenti non veniamo mai a capo. La domanda che io mi pongo invece rispetto a questo problema è: quale ruolo giocare come sinistra? Nel senso, nessuno vuole star qui a fare la Norimberga di quello che è successo, cioè il processo di Norimberga per delle responsabilità individuali, politiche, collettive, quello che sia stato sulla fabbrica di Bussi. Però è anche vero che fare eccessivi distinguo, fare tutta una serie di spostare la manina, eccetera, in realtà non aiuta il processo né della comprensione né della verità. Allora io penso che sicuramente non possiamo puntare il dito contro l'operaio che lavorava dentro la fabbrica di Bussi, officine, anche perché per esempio un mio amico mi racconta, non so se sia vero questo, che nelle generazioni precedenti, voglio dire, quindi sicuramente parliamo delle generazioni fra le due guerre, poi anche dopo, eccetera, eccetera, c'era quasi la tradizione e la consapevolezza in ogni famiglia come che ci fosse uno destinato a morire giovane per mantenere tutta la famiglia. No. Probabile, sì. Può darsi che sia un'esagerazione, può darsi che sia, che però c'era la consapevolezza. I minatori con la sinfonica. Esatto, bravo. C'era la consapevolezza. Visto che non è minatori, scusa Oscar. Prego. Sarebbe come dire, io sono figlio di minatori, colpevolizzare i minatori che scavavano il carbone per l'inquinamento ambientale che creava il carbone. E certo che lo sapeva mio padre, lo sapeva e lo viveva nei suoi polmoni giorno per giorno. No, però voglio dire, rispetto a questo nessuno, ripeto, appunto, non possiamo stare qui a fare il processo di Norimberga di tutte le persone. E come nelle nostre case, penso che tutti noi da bambini, almeno tutti quelli che hanno da una certa età in poi, ci ricordiamo che veniva spruzzato il DDT contro le mosche, insomma, voglio dire, non posso certo fare una colpa a mia madre che spruzzava il DDT contro le mosche, per carità.
Però oggi siamo qui, certe cose le sappiamo, forse una responsabilità, la sinistra come sinistra ce la dobbiamo anche riconoscere nell'essere andati al traino di certe battaglie e di aver lasciato a quegli specialisti dell'antimafia dei nostri movimenti verdi, che poi in realtà, cioè, voglio dire, non sono gli stessi movimenti verdi che noi conosciamo in Germania o che abbiamo conosciuto in altri paesi, sono persone che magari anche in assoluta buona fede, non lo voglio, buona fede, non è in discussione la buona fede di nessuno, tranne per quelli che poi li vedi che nella vita, una volta che sono su una poltrona, no, e da quella poltrona non li ha spiegati più nessuno. Sinceramente mi sono veramente perso. Deve essere l'effetto dell'intervento di Massimo, però. È dell'acqua inquinata che ho bevuto. No, comunque, una cosa. No, però è vero, cioè, voglio dire, facciamo un'operazione di verità. Il rischio Io non sono di Pescara, però vivo qui da tantissimi anni. Le polemiche su cosa portava il fiume Pescara in mare le sento da sempre, cioè, voglio dire, rispetto a questo, poi è chiaro che c'è la problematica della sinistra che ha vissuto sicuramente una situazione lacerante tra la difesa del posto di lavoro o la difesa dell'ambiente, non riuscendo a trovare una sintesi fra queste due cose. Non l'ha trovata a Pescara nel suo piccolo, ma non l'ha trovata in Italia. Io conosco benissimo per esempio la situazione di Euroallumina in Sardegna, per averci lavorato sistematicamente per quasi 20 anni a fare una serie di monitoraggi, cioè, Porto Scuso, Porto Vesme, che ha preso molto spazio a livello mediatico, eccetera, eccetera, era un piccolissimo gioiello. Io la prima volta che l'ho conosciuto nel 1973, se riandandoci 30 anni dopo ci trovi veramente uno scempio totale. Però nel frattempo ha dato da vivere e da morire a 3.000 persone che lavoravano lì. Allora, nessuno ha la soluzione in tasca rispetto a questi problemi, però neanche far finta che non esistano non è una soluzione, no. Neanche tirare indietro la manina, cioè, delle responsabilità ci sono state, storicizziamole, tutto quello che vogliamo, cioè, però delle responsabilità politiche ci sono state. Tu parlavi di Antonio Corneli, io ho avuto il privilegio di conoscere molto bene, lavorando da 30 anni con il figlio di Antonio Corneli, con Alfonso. Quella frase dice tutto, dice tutto nel senso di non avere il coraggio di ammettere le sconfitte. Cioè, le sconfitte quando ci sono vanno ammesse. Culturalmente la sinistra perché poi questo è un circolo del Partito Democratico. No. Questa è la vicenda storica, la ricostruzione, eccetera. Però dobbiamo anche essere, proprio riprendendo le parole che dici tu, consapevoli del fatto che su questa vicenda, l'unico partito che non ha detto nulla e ha lasciato il circolo di Bussi da solo, costretto a venire a Pescara a parlare di queste cose, è il Partito Democratico. Perché scontiamo le contraddizioni forti sul problema dell'acqua, che andavano affrontate e risolte. Questa è la di politica, dobbiamo parlare anche di questo, Buon partito. Allora, visto che stiamo parlando di acqua, visto che stiamo parlando di Bussi, visto che stiamo parlando di nome di vino, vogliamo anche dirci che è vero il problema legato al polo industriale di Bussi Officine? Benissimo, è vero che probabilmente l'unica cosa da fare lì è prendere quei 300.000 metri cubi o quelli che siano, togliervi da lì e portarli da qualche parte. Tutto ciò che è rimasto lì sotto continuerà a defluire e a sfogare nel Pescara, non può che andare in nessun'altra parte. Ma a questo punto io mi domando, siamo sicuri che è solo quello il sito da mettere in sicurezza? E dentro le officine, io ci ho lavorato, ho avuto l'occasione di lavorarci dentro le officine, di fare dei sondaggi, delle indagini, eccetera. No, ma io non vi ho voluto mediare, ma lì già in atto un processo di dentro, già in atto un processo di bonifica, diciamo. Quindi lì sotto c'è sicurezza, di tutto, messa in sicurezza, quelli già stanno. Lì sotto c'è di tutto e di più, sì. Nell'area della ex Iprite, lì sotto c'è di tutto e di più. Ma usciamo un attimo fuori dal consorzio, dall'area di Bussi Officine.
È vero che il Tirino è probabilmente uno dei, dei più bei fiumi dal punto di vista idrogeologico dell'Italia, perché, per una, senza voler entrare nei dettagli, cioè è un fiume di sfioro della falda profonda del Gran Sasso, per cui è portata costante, estate, inverno, sempre lei, sempre lei, sempre lei, perché in realtà è come se avessero tolto la buccia, diciamo così, al livello della falda profonda del Gran Sasso, e quindi scorre, non risente di niente. E naturalmente quindi è alimentato da acque particolarmente di qualità. Però è anche vero che immediatamente a Monte di Bussi c'è, c'è le, come si chiama? Il vivaio delle Trote. Ah, stiamo parlando, sì. Cosa scarica il vivaio delle Trote? No, però stiamo parlando di rifiuti organici, sì, certo, inquina la parte. Certo. Quando si allevano le Trote vengono messe dentro tonnellate e tonnellate di medicinali antibiotici. Però diciamo, quello che viene dato che poi esce attraverso il ciclo biologico che esce nelle feci. Dove vanno? Cioè, non è solo quello, allora, se vogliamo affrontare questo problema, uno alla volta, per carità, però affrontiamolo globalmente, perché poi la falda del fiume Tirino alimenta anche le sorgenti, cioè la falda profonda del Gran Sasso, alimenta anche le sorgenti sulla quale si alimenta la falda. Il PC di Bussi organizzò delle grandi manifestazioni contro quei vivai. Che cosa sappiamo delle analisi e qui magari ci può aiutare. No, quelli sono nei limiti, diciamo, adesso sui limiti si può discutere, però quelli sì, sono limiti legali, diciamo. In Italia i limiti sono quelli della Franzina. Sì, perciò lo dico. Allora, adesso c'è Fabrizio qui, però senza pretesa di fare il sinottico, però in effetti l'inizio dell'intervento di Oscar diceva che si rischia di andare su una Norimberga è molto però legato e anzi è quasi una conseguenza degli atteggiamenti che sottolineava come atteggiamenti sbagliati Massimo. Noi fortunatamente, poi dopo Fabrizio vorrei chiedere a Giulio. Ah, scusa, mi era sfuggito solo una cosa perché volevo chiusare solo con una riflessione buttandola in politica, cioè che nesso di casualità c'è o di causalità c'è tra questa cosa che sta accadendo in questo periodo, le imminenti elezioni regionali e soprattutto a me la lampadina che mi si è accesa credo fosse prima di Natale, non mi ricordo esattamente quando sentì forse una delle primissime riuscite in pubblico con un intervento politico da parte di Luciano D'Ascolzo che parlava della politica del Tue Pescara con i suoi 117, quelli che sono scarichi, eccetera, eccetera. A che periodo questo intervento? Io l'ho sentito all'Exaurum, davanti, cioè fece una cosa davanti all'Exaurum, prima di Natale. Ma poi fece il Cepagatti che è una prossima sentita, no? Sta tra i punti programmati. E che nel contesto mi sembrava veramente appiccicato, cioè non mi sembrava organico. E poi di fatto scoppia il bubone che sconvolge il mondo. Ma noi c'abbiamo anche ricordiamoci anche che è un riscoppio. Allora, ma qual è la causa che questo non me lo sono domandato. Prima di far parlare Fabrizio, una cosa è che oltre a questo c'è proprio contro questo rischio di Norimberga, io direi c'è anche un'attività processuale in corso. Su cui diciamo, abbiamo sentito gli ultimi sviluppi dell'altra settimana, cioè la ricusazione giudice addirittura di ipotesi di rimessione del processo, insomma, se poi anche il giudice può dare un quadro di questa situazione processuale sicuramente può essere una cosa interessante da ascoltare. Fabrizio. Allora io volevo focalizzare il mio intervento su due aspetti. Il primo aspetto è questo che ha tirato fuori Massimo, nel senso che è chiaro che i tempi nel quale di cui parla Massimo e diciamo anche delle lotte del movimento operaio nella fabbrica di Bussi che io ricordo quando ero studente, e quella fase e quegli anni erano anni nei quali non c'è dubbio che vi era una fortissima sottovalutazione di tutte le tematiche ambientali, mentre vi era la centralità di quella che viene chiamata la fabbrica.
Allora, come se da una parte non bisogna fare un processo a quello che era il modo di pensare, a quella che era la sinistra di quegli anni, però non possiamo nasconderci, e lo dobbiamo dire, che era un approccio culturale e diciamo politico non adeguato, di cui poi noi abbiamo pagato le conseguenze dopo. Questo, da questo, dal giudizio politico, è cosa diversa dal giudizio storico. È evidente che quando uno affronta la storia col senno di poi siamo tutti capaci di dire quello che era giusto e quello che era sbagliato, ma il giudizio, se quindi il giudizio storico, condivido il ragionamento che fa Massimo, non possiamo oggi processare diciamo quel tipo di ragionamento, ma il giudizio politico deve essere chiaro. Quella sinistra, rispetto alle sfide dell'industrializzazione, alle sfide dell'economia, era una sinistra che per alcune vesti era inadeguata, almeno su questo aspetto. Dopodiché c'è da dire che le responsabilità, anche dal punto di vista della robustezza culturale, su questo tipo di aspetti, questo, proprio, che proprio no, non c'erano, no. Quindi separerei il giudizio e deliberato consenso, allora separerei il giudizio storico dal giudizio politico, che non può non essere severo. Dopodiché le responsabilità non sono tutte uguali, perché c'è qualcuno che aveva il know-how scientifico, tecnologico e sapeva quello che faceva, e qualcun altro che sicuramente ci viveva dentro, ne subiva le conseguenze, e le responsabilità non possono essere le stesse. Cioè, tra gli operai che vendevano il posto di lavoro e che in qualche modo cercavano di trovare un equilibrio, erano comunque rassicurati. Beh, oddio, a Bussi, la gente in fabbrica, cioè, io mi ricordo che quando studiavo le elementari, in tutt'altro posto d'Italia, cioè a Bari, avevo un libro di testo, un sussidiario, stiamo parlando proprio delle prime letture, in cui si parlava di una fuga di gas a Bussi. Ci fu la maestra Lola di Stato. La famosa maestra e l'eroina, cioè, che c'era tutto questo mito, eccetera, eccetera. Quindi non è che la fabbrica non si sapesse che era quello, che comunque era gli dava un processo produttivo di un certo tipo, cioè che sicuramente non stiamo parlando di qualcosa che produceva, insomma, era una fonte, in qualche modo i pericoli erano molto, molto importanti. Quindi questa è la prima cosa, cioè, perché su questo dobbiamo essere chiari, no? Cioè, dobbiamo essere chiari nel dire che quel tipo di approccio deve essere superato e non è più, con diverse responsabilità. Seconda questione che mi sento, quindi nessuna reticenza da parte nostra, chiarezza nel dire che adesso bisogna fare qualcosa di diverso, ma il problema è, ma perché tutto questo è avvenuto? Cioè, nel senso, mi spiego, tutta la vicenda dei che, perché si è avvenuto il discorso della discarica della Montedison, che è chiaro, c'erano interessi molto precisi, vi era una convenienza, se si fosse smaltire probabilmente tutto quel po' di roba nei modi corretti, i costi delle Poste d'Italia e quelle produzioni, non so se sarebbero stati, c'era meno competitività da parte di chi gestiva, diciamo, la fabbrica. Ma se noi andiamo a vedere tutto il ragionamento che invece è di quello di cui si parla, più che parlarsi con le scale, si parla dell'acqua. Cioè, si dice tutto questo ha fatto sì che l'acqua fosse inquinata, sono stati tutti i cittadini, un disastro. Io ho vissuto quella fase perché ero all'interno dell'ACA, ero revisore dei conti, quindi avevo un ruolo professionale che non era tecnico, ma chiaramente stavo in azienda e vivevo quel periodo. Allora, io ricordo molto bene, allora, premesso che emerge dalla stampa un atteggiamento come se qualcuno avesse avuto un qualche interesse a inquinare l'acqua, cioè come se ci fosse qualche politico brutto e cattivo che stava in un posto che per i suoi fini voleva far sì che i cittadini bevessero acqua inquinata. Così non è. Io ricordo quando incominciavano a uscire fuori queste analisi, c'era tutto un ragionamento che io seguivo molto marginalmente perché mi occupavo di altre questioni, ma ricordo che comunque l'allarme c'era. Però il problema quale è? Quei pozzi furono aperti perché mancava l'acqua. Cioè, si continuò a utilizzare quei pozzi perché, come hai detto giustamente tu, c'è la necessità di avere una portata idrica. E qui si apre un vero ragionamento, secondo me. Risolto il problema della discarica, risolto il problema che è chiaro storicamente, dal punto di vista ambientale, eccetera. C'è tutto il problema della gestione delle risorse idriche, che
che è il vero tema sul rispetto alla quale, rispetto al quale, secondo me, vi è una complessiva inadeguatezza della politica, non solo di destra, ma anche di sinistra, nell'affrontare questa questione, e cioè la questione degli investimenti. L'acqua ha bisogno di investimenti, investimenti veri. Il tema degli investimenti comporta il fatto, primo, che l'acqua deve costare, perché se non costa non riesce a produrre la tariffa risorse adeguate. Secondo, il problema della gestione di queste risorse che vengono generate dalla tariffa. Perché è evidente che se vengono gestite male si scatena il ragionamento degli sprechi, si scatenano tutta una serie di questioni che fanno sì che le risorse non vanno dove devono andare. C'è una premessa da fare. L'idrico è uno di quei settori nel quale fare investimenti è facile e soprattutto scatena una quantità di posti di lavoro notevoli. Investire, investire un euro in idrico significa in termini di PIL svilupparne 2,1-2,2. Perché? Perché ci sono, perché sono imprese locali che lavorano prevalentemente, perché è un tipo di investimento che può essere attivato molto rapidamente, ci sono tutta una serie di effetti positivi. Allora la questione è come viene gestita la risorsa acqua, se la politica degli investimenti si fosse fatta, se fossero state risorse sufficienti, se fosse stata gestita in un certo modo, certo non si sarebbe ricorso a dei pozzi che si sapevano, perché questo si sapeva, erano pozzi in qualche modo a rischio, cioè che avevano dei problemi problematiche. Perché allora mi ricordo che si diceva che questa analisi erano ballerine, il problema era che erano sempre costantemente. Diciamo arrivavano ai risultati a un certo video, con questa analisi ballerina si era tentato con i filtri, poi i filtri non avevano, erano molto costosi, più che non funzionavano, funzionavano, però avevano un costo talmente abnorme che era difficile sostenere questo discorso qua, almeno io così ricordo che c'era il ragionamento che si faceva. Allora, qual è allora il problema sulla quale noi non diciamo, cioè tutti sorvolano dicendo, vabbè, sì, c'è una gestione non adeguata, ah sì, questi politici erano non adeguati, ah sì, facciamo una società unica, punto, finito. Nessuno entra nel merito dei problemi, e cioè che siamo di fronte a 6 società che complessivamente tutti quasi sul dissesto finanziario, con 360 milioni di debiti complessivamente, di cui 48 milioni di euro di squilibrio finanziario a breve, cioè significa che ciò che devono incassare a breve rispetto a ciò che devono pagare a breve c'è un buco da 50 milioni di euro. Questo è la vicenda di questo sistema idrico. Questo sistema idrico, in queste condizioni, se qualcuno non fa un discorso serio rispetto a questo, creerà tanti problemi. Questo è stato uno, se vi fosse stata una politica di gestione delle reti adeguate, devo correggere, non viene disperso il 40% a Pescara, molto di più. Senza poi andare ad arrivare alle punte di Chieti, dove la dispersione arriva ben oltre il 50%. Allora, rispetto a questa cosa, cosa il Partito Democratico, cioè noi, diciamo? Non è che possiamo dirci, i politici, parliamo di consigli di chiacchiere, consigli di mister, abbiamo un grande debito, abbiamo 6 società sull'orlo del disastro, adesso c'è questa procedura di ACAN concordato in continuità, che pone, forse risolve il problema scaricandoli su comuni, scaricandoli sulle imprese locali dell'indebitamento di ACAN, ma non risolve il problema degli investimenti, perché una società in queste condizioni, state tranquilli che le banche, gli investimenti, i soldi per gli investimenti non glielo comunicano. Un inciso, scusate, è molto tecnico ma è concreto. Una volta cosa succedeva? Come veniva fissata la tariffa? La tariffa veniva fissata così. Io prometto che farò 20 milioni di investimenti, lo prometto, quindi sulla base della promessa oggi stabilisco una tariffa che mi consente di affrontare 20 milioni di investimenti. Poi cosa succedeva? Non facevo 20 milioni di investimenti, allora a questo punto dopo un po' di tempo andavo e dicevo, ah peccato, non ho fatto 10 milioni di investimenti, allora chi doveva stabilire la tariffa diceva, bene, allora ti riduco la tariffa, no, dico, no, perché io non ne devo fare 10, gli investimenti devo fare 20, per cui la tariffa invece di diminuire aumentava ulteriormente. Adesso questo giochetto è finito, per cui la tariffa continua a aumentare senza che gli investimenti si facessero, adesso il giochetto è un altro, adesso la legge nazionale dice, no, allora tu trovi soldi per fare gli investimenti,
tra due anni, dopo che tu hai fatto 2 anni fa gli investimenti, io ti riconosco un tempo fra gli investimenti che hai fatto. Questo che significa? Che le società non hanno la propria capacità finanziaria di fare investimenti, oppure gli investimenti non si fanno. Non si fa la manutenzione straordinaria, non si fa i movimenti, non si aprono i corsi che bisogna fare. Questo significa che queste società, tutte in Abruzzo, nessuna è in grado di trovare una lira, non pochi, un euro per fare investimenti. Rispetto a queste problematiche, cosa diciamo? Però dobbiamo anche dire quello che non abbiamo detto fino adesso. Sono d'accordo. Le gestioni nostre sull'acqua hanno prodotto solo candidati e super candidati. Sono d'accordo, però io ti sto dicendo sì, che il compito nostro oggi è di fare una proposta. Il problema è un problema molto concreto, c'è un problema del futuro di questa regione, del sistema medio, perché quello sviluppo, ripeto, gli investimenti micro sviluppo ricchezza vera, sono investimenti che possono essere attivati subito, non sono le grandi opere che ci vogliono 30 anni per attivarle. Allora, rispetto a questo, noi bisogna dire qualcosa, eh? Non possiamo farlo solo in campagna elettorale dicendo la società unica dell'acqua, perché non è una proposta adeguata, perché non entra in termini di problemi, non risolve i debiti, non trova risorse, bisogna dire qualcosa, e su questo probabilmente uno sforzo va fatto. Io posso invitare, se vuole Giulia, a raccontare qualcosa della... Di recente una webcam, se vuoi, se, però poi sono un paio di posti liberi, forse non viene passare. Scusate. Dov'è Giulio? Ah, ecco, non sono perso. Ho riguardato le tante e non c'è più. Ho detto qui così ci vediamo meglio in faccia. Allora, innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità che ci date oggi, perché come diceva prima Pino, effettivamente, al di là del fatto, ripeto, che ricopro la veste di professionista all'interno del processo, ma al di là di quello, come componente del direttivo del circolo di Bussi, mi sento doppiamente coinvolto, e anche per aver vissuto in precedenza fino a un anno fa la carica di vice sindaco del comune, quindi da questo punto di vista anche a livello amministrativo, le prime fasi fino all'anno scorso le ho vissute direttamente in prima persona, comprese conferenze di servizio a Roma, ministeriali, al di là di questo aspetto. I profili progettuali sono due sostanzialmente. Uno è quello di cui in maniera più eclatante e più diretta si continua a parlare in questi giorni, perché come è stato detto pure prima ci troviamo di fronte a un fuoco di fila gigantesco, una forza, come posso dire, un processuale immensa da parte